avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani, capitolo 10, versetto 13. Invocare il Signore. Colui che è salvato dalle acque per annegamento è adagiato in un posto al sicuro. Automaticamente è libero dalla paura. La disperazione scompare dal cuore di quella persona e si fa spazio alla speranza, la serenità, la calma, la pace, la gioia, e sicuramente penserà: era un passo dalla morte, ma ora, grazie a Dio, la vita continua. Ecco, proprio questa è la salvezza. A causa dei nostri peccati siamo tutti destinati alla morte eterna. Forse alcuni cercano ancora di farcela nuotando disperatamente. Altri hanno perso la speranza e la disperazione ha invaso il loro cuore. Ma la notizia per te oggi è: invoca il nome di Gesù e sarai salvato. Gesù è il Salvatore. Egli è l'unico che può liberare dalla schiavitù del peccato, perché Lui è morto sulla croce per salvarci dalla morte eterna e darci invece vita eterna. Gesù è risorto per la giustificazione di chiunque crede in Lui, per essere riconciliato con Dio. Atti, capitolo 16, versetto 31.